Ben ritrovato all'interno di un'altra edizione del Fibro TG. Oggi andiamo a parlare di un tema molto scottante, la gestione dei soldi che sono stati destinati alla fibromialgia dalla legge di bilancio 2022. Infatti, proprio questa legge ha stanziato i 5 milioni di euro di fondo per lo studio della diagnosi e della cura della fibromialgia. Un decreto dell'8 giugno del 2022 ha diviso questi soldi tra tutte le regioni, meno Trento e Bolzano, le due città che sono con uno statuto particolare. Arrivato ormai alla fine dell'anno, il coordinamento nazionale delle associazioni Cittadinanza Attiva ha richiesto chiarimenti sulla gestione di questi fondi da parte delle regioni. Come l'ha fatto? Mandando un'istanza di accesso civico agli presidenti e assessori alla sanità. Quindi hanno chiesto agli assessori come sono stati usati questi soldi che sono stati ripartiti tra le regioni. Se è stata formulata e inviata questa istanza, evidentemente non c'era una chiarezza, non c'erano delle carte chiare su quanti soldi sono stati richiesti da ogni regione a questo fondo e come ogni regione abbia usato questa somma richiesta. Quindi non c'è stata una chiarezza. Questa associazione ha richiesto appunto delle spiegazioni. Trattandosi di fondi pubblici, che cosa devono fare? Cosa sono tenute a fare le regioni? Ogni regione è tenuta ad individuare all'interno del proprio territorio dei centri specializzati, sia per la diagnosi sia per la cura della fibromialgia, sempre adottando, per fortuna, l'ormai accettato da tutti, metodo multidisciplinare, quindi di tutti i professionisti che cercano di trovare una soluzione per i malati di fibromialgia. Perché noi di Fibro TG abbiamo deciso di fare un'edizione dedicata a questo argomento? Beh, perché è un argomento molto scottante. Sono stati stanziati dei soldi pubblici, le regioni sono state tenute a dimostrare quanti soldi chiedono e come li utilizzano, ed evidentemente, anche se noi non sappiamo esattamente tutto, ci sono state delle mancanze da parte delle regioni, tant'è che appunto l'associazione Cittadinanza Attiva ha richiesto chiarimenti. Quindi, se loro hanno richiesto dei chiarimenti, vuol dire che le regioni non hanno proprio fatto quello che dovevano fare, non l'hanno fatto nei termini previsti dalla legge. Chissà, sono tutte supposizioni, però appunto il fatto che questa associazione abbia richiesto i chiarimenti ci fa pensare anche a noi che non c'è stata molta chiarezza. Noi speriamo, come tutti i cittadini, come te, come tutti voi, che i chiarimenti vengano a galla, che vengano chiarite queste questioni, anche perché sappiamo quanto urgente è trovare delle soluzioni per tutte le persone che soffrono di fibromialgia, e le soluzioni si trovano grazie ai fondi che vengono dati dai soldi pubblici, da ogni legge di bilancio annuale. Con quei soldi si può promuovere lo studio della fibromialgia, si possono finanziare dei centri di accoglienza, di diagnosi, di cura, e tutta questa tematica può andare avanti proprio grazie ai fondi, ma anche grazie a una buona gestione dei fondi. Vi manterremo informati su quanto sarà chiarito nelle prossime edizioni del Fibro TG per quanto riguarda questa questione. Per ora è tutto, grazie per averci seguiti anche oggi, alla prossima edizione.